Con quale spirito ritorni a Sassuolo? Ecco, la voglia di riprendere quello che abbiamo lasciato nello stesso tempo per rimetterci in piedi per la corsa salvezza e poter ottenere tutti quanti l'obiettivo che ci erano prefissati inizio stagione della permanenza in Serie A. Ecco, a proposito di questo, quali sono le prospettive in questa corsa salvezza? Io penso, e quello che dirò anche ai ragazzi, che ci sono 12 finali da qui alla fine del campionato e quella più importante è quella di domenica col Bologna. L'impatto sarà fondamentale per noi, ridare anche un po' di spirito in generale a questa squadra e poi è fondamentale fare risultato per ridare sia entusiasmo all'ambiente ma nello stesso tempo anche all'interno dello spogliatoio. All'interno di queste 12 partite gli scontri diretti saranno quelli decisivi? Beh, come ti ho detto già nella precedente domanda, quella di domenica è fondamentale, per di più anche uno scontro salvezza sa significare che sono dei punti che possono essere per noi importanti, ma nello stesso tempo non permettiamo alle altre di staccarsi e di allontanarsi da noi. Perché la scelta di andare in ritiro? Per conoscere anche un pochino meglio i nuovi, per creare compattezza all'interno del gruppo, anche se io non ho vissuto questo ultimo mese e mezzo, però ritengo che nonostante non sia nuovo dell'ambiente, voglio portarli anche per cambiare un po' aria e per stare un pochino tutti quanti insieme, ricreare anche uno spirito di gruppo con tanti altri ragazzi che io non conosco personalmente. Ecco, infatti proprio in virtù di questo, come valuti tecnicamente da fuori il momento, la rosa che hai a disposizione? Ah, valuterò anche gli infortuni, devo vedere anche tante altre cose, ma nello stesso tempo ritengo che si sia migliorati sotto tanti aspetti. È ovvio che spesso conta più l'amalgama, la compattezza di gruppo che le qualità individuali. Come ad inizio campionato ti ritroverai a ripartire senza Berardi. E come giudichi il momento che sta passando il nostro calciatore? Speriamo non sia lo stesso impatto di quando ci è mancato inizio campionato. Devo dire che Domenico sicuramente ha sbagliato un momento particolare, sappiamo anche che è un ragazzo che va gestito in un certo modo, io lo conosco, con me è un po' cresciuto. Capisco anche magari le difficoltà che può aver avuto il mister che mi ha preceduto, però Domenico ha dimostrato in questo campionato di essere un valore aggiunto, non per noi un peso. Come sistema di gioco, vista anche la campagna acquisti di gennaio, avrai a disposizione molte soluzioni tattiche. Hai intenzione di adottare moduli variabili in base alle partite? Tu sai benissimo, voi sapete che non sono molto predisposto a cambiare tantissimo. Non voglio dare nemmeno tanti vantaggi alla squadra che andremo a affrontare domenica, però ho le idee molto chiare su quello che sarà per andare a affrontare questa gara. È ovvio che un minimo di elasticità, anche per conoscere meglio le caratteristiche dei nuovi arrivati, ce la deve avere. A parte la vittoria con il Milan, cosa non ha funzionato nell'ultimo tuo periodo di gestione? Ti rimproveri qualche errore? Ma errori ce ne sono sempre, da parte di tutti, compresi il mister, ma io non mi sono mai nascosto, mi sono sempre preso le responsabilità. Dico solo che avevamo 17 punti e sapevo che la nostra corsa salvezza, la corsa per arrivare alla salvezza del Sassuolo era quella lì, quella strada lì. Rimproverarsi nel cammino di questa squadra, la cosa, se vogliamo dire, peggiore che c'è stata da parte nostra è l'altalenanza dei risultati, la poca continuità, ma anche magari l'approccio a una categoria che in tanti non conosciamo, ma non solo il mister, che è un mister giovane, ma anche la proprietà, i tifosi, tutto. Nell'insieme generale Sassuolo è venuto ad affrontare un campionato del tutto nuovo e difficoltoso. Il tallone d'Achille del Sassuolo sono stati i tanti gol subiti. Come pensi di intervenire su questo aspetto? Lavoro, mentalità, ridare compattezza, magari fare un gol più degli altri, visto che non siamo mai riusciti a sopperire al fatto di non prendere i gol. Abbiamo cambiato tanto anche sistema di gioco, mettendoci a 3, a 4, a 5, ma come avete visto e come hanno dimostrato i fatti, spesso sono presi gol. Magari bisogna lavorare più su un aspetto individuale che di squadra. Cosa vuoi dire ai tifosi e a tutto l'ambiente sassolese? Che devono avere grande entusiasmo, che questa squadra in questo momento ha bisogno di grande entusiasmo, come io sono tornato in questo momento, magari ho ricaricato anche le pile in questo mese e mezzo che sono stato a casa, però ripeto che questa squadra ha bisogno di positività. Per Sassuolo affrontare la Serie A deve essere un orgoglio, come si diceva in precedenza. Adesso nelle difficoltà si vede la vera forza di questa squadra, la compattezza e lo spirito dei miei giocatori. Però voglio dire a loro principalmente che è quello che so che vogliono, ma è quello che voglio anch'io, che la squadra dia tutto per mantenere la Serie A. Poi chi vivrà vedrà. Quindi completa questa frase: se ci salveremo sarà perché? Sarà perché saremo una vera famiglia, quello che siamo stati per ottenere per arrivare in Serie A, ma per essere una vera famiglia nelle difficoltà
i piccoli o i grandi vanno aiutati. Quindi, yes we can, che è lo slogan con cui ti abbiamo riaccolto a Sassuolo. Slogan più azzeccato non c'è stato. Ma al di là di quello, io spero e voglio e desidero che intorno alla squadra, che nell'ambiente ci sia grande entusiasmo, che ritorni a essere quell'entusiasmo che c'era inizio stagione, non dico tanto anche quando c'ero io, perché si era un po' perso questa voglia di venire al campo, di venire allo stadio, e la gioia di salutarsi anche, di essere un unico gruppo per avere un